Bentrovati, eccoci, consueto appuntamento con l'informazione di Teleiblea, ora anche sul web, tu con teleiblea.it. Purtroppo, ormai è un'abitudine, la questione Covid occupa tutte le aperture, telegiornali, giornali, radio, tutto quello che volete, vengono occupate dal Covid. Perché? Per tutta una serie di comportamenti sballati che abbiamo noi, a dirvi la verità, siamo riusciti a peggiorare la situazione. Ci siamo dimenticati per 2 mesi, a voglia che noi dicevamo state attenti, il Covid, qua, se ne sono fottuti, scusate il termine, e di conseguenza poco a poco stiamo ottenendo numeri molto alti, stiamo vedendo che ci sono dei numeri alti. Non è come la prima ondata, forse per la gravità, ma poi non siamo dei medici per poter dire questo, ma la realtà è che da tutte le parti si vedono questi numeri aumentare. Anche a Ragusa oggi sono più di ieri, in tutto sono più di 200. A questo punto abbiamo anche notizia di 4 vigili urbani, dopo il primo vigile urbano che c'è stato. Venerdì ne abbiamo parlato anche con Ciccio Barone, che ci ha spiegato qual è la situazione. Ci scrive il sindaco: le condizioni dei 4 agenti non destano preoccupazione. Questa è una cosa buona. Il sindaco rende noto, al netto degli isolamenti precauzionali, dice il sindaco, conseguentemente, e quindi c'è una riduzione del personale disponibile, di cui è stata accertata la negatività. Potrebbe quindi far sì che si verifichino dei disagi. Stamattina mi ha chiamato un amico. Cioè, sai, ieri, per esempio, domenica era una bellissima giornata, al contrario di oggi. Molti sono andati a mare, io pure, e vi dico che l'acqua non era neanche tanto fredda, era fresca, quindi era una bella giornata di sole. E diciamo, Marina, il 90% era con la mascherina, il 10% no. Dice, ma non c'era nessun vigile a controllare. E io ho detto, anche i vigili hanno la loro racina appesa. Ora via via mancheranno, quindi non è questione del vigile. Non si può pensare che con le leggi obblighiamo le persone a mettere le mascherine. Assolutamente non è così. Le persone devono mettere le mascherine perché sono intelligenti e noi dobbiamo fare questa battaglia. La persona intelligente mette la mascherina. Come una volta dicevamo, la persona intelligente mette il casco perché se no si sbatte a terra e muore. La persona intelligente deve mettere la mascherina. Speriamo che sia così. A questo punto apriamo il nostro telegiornale e partiamo da venerdì, perché venerdì a Vittoria è iniziata la campagna elettorale con una presentazione ufficiale da parte del PD dell'onorevole Aiello, Ciccio Aiello, ecco le immagini. Noi siamo andati a Vittoria, vi devo anche dire che siamo naturalmente pronti a seguire tutti i candidati, perché come è sempre stata una caratteristica della nostra emittente, noi siamo aperti a tutti. Naturalmente per noi è anche un problema economico, dobbiamo dire, no? Dobbiamo anche sperare che ci sia un aiuto economico. Allora, eravamo lì, c'era tutto il PD, questo regionale, un PD che ha dato quindi conferma della intesa, che c'è un'intesa anche ritrovata, fra l'onorevole Aiello e i vertici del PD in questa campagna elettorale molto delicata che riguarda Vittoria. Vittoria che praticamente, ecco, questi sono i tanti candidati al Consiglio Comunale che sono stati presentati. Naturalmente non li riconoscete perché tutti giustamente avevano la mascherina, quindi anche questo sarà un problema di queste elezioni. Tutti con la mascherina e quindi a Vittoria dobbiamo dire che c'è stato anche un focolaio, i poliziotti, per inciso anche 2 giocatori della Virtus di Ragusa sono risultati positivi. Quindi
a Vittoria ci sono numeri anche abbastanza alti nelle scuole, quindi è giusto che quelli che partecipavano a questa convention avessero la giusta protezione con le maschere. Dicevamo, noi siamo a disposizione di tutti, siamo pronti a fare il nostro lavoro su Vittoria, città che seguiremo moltissimo in queste elezioni, e iniziamo le interviste. Le prime tre sono, diciamo, del segretario regionale, dell'onorevole Di Pasquale, e del segretario cittadino Peppe Nicastro del PD. Vediamo cosa ne pensano di questa candidatura. Mi permetto di dire che noi siamo stati i primi a dire che Aiello era il sindaco, il candidato migliore che potesse avere la città di Vittoria. E devo dire anche io, a volte sono stato accusato, ma molto prima dell'inizio della campagna elettorale, di essermi molto sbilanciato su questo. Cioè, nel senso, sono stato sempre convinto, veramente. Poi il partito ha fatto le sue scelte, cioè, i partiti hanno delle regole, cioè, i passaggi vanno consumati tutti. Il partito di Vittoria ha fatto i suoi passaggi, ha definito tutto quello che aveva da definire, ha preparato la lista e basta. Ora siamo pronti in questa campagna elettorale, perché riteniamo che la proposta di Aiello con le liste che lo accompagnano sia quella che può dare tutte le risposte di cui la città di Vittoria ha bisogno. Quindi ci siamo convinti. Posso fare una battuta, onorevole? Mancherebbe. Qualcuno ha detto in conferenza stampa l'altro ieri: il cielo è stato sicuro. Va di moda questo. Ma sicuramente stiamo ritornando di nuovo ad essere competitivi i politici. Cioè, c'è stato un momento che la politica era qualcosa di aberrante, chi aveva esperienza politica andava messo da parte, quasi cancellato. Oggi ci stiamo rendendo conto che forse invece abbiamo bisogno più politica, e quindi sicuramente Aiello qui a Vittoria rappresenta anche questo modello. Allora, segretario, location splendida per presentare le liste del PD, ma anche questa candidatura di Ciccio Aiello, che forse non è che è un figlio prodigo, però è una cosa importante per il PD. È una cosa importante, soprattutto a noi preme rilevare l'impegno che ha avuto il circo locale del partito nella costruzione della coalizione, nel sostegno di Aiello e nella costruzione di una proposta politica per una città che ha bisogno di rilancio e che è il centro fondamentale di una zona produttiva della Sicilia a cui guardiamo con grande fiducia in un momento di crisi come quella che stiamo attraversando. Quindi diciamo che con questo ricongiungersi, no, diventa forte il PD. Sì, anche Perché perché. Aiello ha un suo, comunque, un suo bacino d'utenza, un suo trascorso. E nella storia del partito, la valorizzazione delle storie personali e politiche, delle storie di grande e prestigiosa esperienza amministrativa. E certamente il rapporto di Aiello con la città e con la sua esperienza rappresenta un valore aggiunto non solo per l'impegno del partito, ma anche per tutta la Il coalizione. messaggio agli uomini del PD. Ma il messaggio agli uomini del PD è che tutti ci dobbiamo sentire impegnati in questa campagna elettorale, ogni voto può essere quello decisivo ed è una lotta sarà fino all'ultimo minuto di questa campagna elettorale, e la mia presenza qui stasera sta a testimoniare che il partito c'è dal primo dei simpatizzanti fino all'ultimo degli iscritti. Peppe Nicastro, segretario cittadino del PD. Questa è una data importante, secondo me, oggi in questa campagna elettorale, per questa riunione generale, diciamo. Ma è una data importante in quanto oggi vi è un Partito Democratico che ovviamente presenta i suoi 24 candidati. Sono 24 candidati che appartengono alla società civile, ci sono liberi professionisti, agricoltori, mamme, giovani, neolaureati, operai, insomma è un Partito Democratico che esprime dei candidati alla quale sono inerenti, diciamo, a ogni settore e agli indotti della città di Vittoria. Questo è il dato importante e questa è una data storica per noi di un Partito Democratico che nel passato esce chiaramente in un
un periodo buio e nonostante ciò abbiamo sempre continuato a stare a contatto con la gente nei quartieri, a capire i problemi dei cittadini, dei vittoriesi. A Vittoria per esempio manca l'acqua, c'è il problema della spazzatura. Il Partito Democratico in questi 4 anni ha sempre lavorato e oggi ufficializza non solo i suoi candidati ma sostiene con forza la candidatura a sindaco dell'onorevole Francesco Aiello. Senti, è una campagna lunga perché avete iniziato un mese e mezzo fa, 2 mesi, poi si è allungato. Come la vede questa campagna? Senz'altro una campagna, sicuramente una campagna difficile, una campagna articolata, complicata, in merito anche alle, diciamo, alle disposizioni anti-Covid, ma il Partito Democratico accetta le sfide, a noi piacciono le sfide e quindi andremo avanti sino in fondo perché la città di Vittoria merita non solo una sorta di rinascita, ma merita soprattutto ai vittoriesi e agli scogliettesi il vero e proprio riscatto e far sì che questa città torni gloriosa come un tempo, una città dinamica economicamente, anche culturalmente all'avanguardia. Dobbiamo cercare poi di proporre delle ottime proposte per quanto riguarda i servizi sociali, l'agricoltura, il mercato, anche l'arredo urbano, il porto di Scoglitti. C'è tanto da fare e c'è tanto da lavorare e non sarà sicuramente una passeggiata, ma la volontà di questo Partito Democratico e l'ottimismo e l'entusiasmo che c'è all'interno del nostro circolo sicuramente otterrà dei buoni risultati. Bene, dopo aver sentito, diciamo, i rappresentanti, tra l'altro dobbiamo dire che il segretario cittadino fa anche parte dei candidati al Consiglio Comunale, Peppe Nicastro fa anche parte dei candidati. Quindi c'è il PD che scende in campo con tante altre forze che sono vicini a Ciccio Aiello. Guardate, ha detto una cosa importantissima Ciccio Aiello in questa convention, parlando dell'agricoltura. Lui è stato anche assessore all'agricoltura, ha detto: guardate che alla fine tutte queste grandi, questi grandi investimenti, POFERS, soldi europei, non arrivano alle piccole aziende. Noi abbiamo dato alla gente, li abbiamo portati per mano fino alle campagne e ora gliela stiamo togliendo perché non ci sono soldi per aiutarle loro in questo momento. È una cosa giusta. Ciccio Aiello cammina con una patacca qui, e gliel'hanno detto, con scritto Aiello al primo turno. Ecco, questo è una, è, diciamo, uno slogan che sta usando perché considera questo davvero un messaggio di una battaglia civica. Sentiamo Aiello. È un appello agli elettori, alla città, per comprendere che non è il problema quello di un sindaco piuttosto che un altro, il problema è quello di una città che riesca a pensare ad un progetto di discontinuità sotto ogni profilo, di ordine economico, di ordine politico, di ordine morale, di ordine intellettuale, di comportamenti, di legalità, di bullismi, una città che si ponga il problema, ne sia consapevole e operi coerentemente per superarla questa situazione. Io, se queste sono le condizioni, accetto volentieri di mettere la mia esperienza, la mia vita, i miei anni a disposizione di questo progetto. Se la città non lo vede ed è impigliata, imbandanata in altre cose che io non condivido. E poi deve costruire coalizione. Ma coalizione, mi consegnano. Abbiamo visto nel passato. Mi consegnano, Mario, mi consegnano. E io non posso pensare di poter affrontare uno solo dei grandi problemi che ci sono a Vittoria, impigliato nelle trattative, impigliato in queste cose. I cittadini debbono capirlo. Sto chiedendo questo intanto per sollecitare il voto, per portarli al voto, perché questo voto sia consapevole rispetto a quello che la città ha vissuto in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni, e perché mi si consenta di poter avviare quel programma di rinascita democratica. Uso un termine che, siccome è retorico, non lo vorrei usare, di rivoluzione democratica, perché si tratta di affrontare questo passaggio sul piano politico innovando, aprendosi a percorsi nuovi, altrimenti qui la partita in Sicilia... Ma è un vecchio sindaco che dice innovandosi. Ma io cosa vuoi che ti dica? Io penso alle cose in termini politici, in termini oggettivi, di fatto.
fatti da cambiare. Per cambiare un fatto tu lo devi conoscere. Che cosa cambia se non conosci niente? Ma lo stiamo vedendo. Quello che stiamo vedendo. Lo stiamo vedendo a tutti i livelli, lo stiamo vedendo. Non è che tu possa pensare che ci sia un esercizio di un'attività, di un'arte, di una professione in cui l'esperienza ha un senso. Il chirurgo che ti fai operare dal neolaureato e la politica invece è il regno dell'improvvisazione, dell'incompetenza. È impensabile tutto questo, quindi bisogna rimettere le cose con i piedi a terra. L'ultima domanda, qui c'è il PD, tutto. C'è il PD, è un fatto importante. Per me il PD è un riferimento forte, un riferimento forte dell'intera coalizione. Dobbiamo esserne consapevoli tutti, io, loro, i cittadini, le altre forze politiche, perché è il perno di un'aggregazione democratica che deve poi aprirsi verso la società, la partecipazione, i movimenti, i bisogni della Sicilia, le campagne che sono lontane, lontane. Il PD dovrebbe ben avere cognizione di questi profili. E allora se questa vittoria, se è inserita in questo progetto nuovo, potrà svolgere un grande ruolo anche sul piano politico, anche, soprattutto con riferimento al Partito Democratico. Ecco, devo dire che si tratta di un ragionamento che può avere, perché dice Aiello, dopo 10 anni, forse anche di più a questo punto 13 anni, dopo 13 anni, se la gente vuole effettivamente cambiare, deve fare una scelta immediata. Anche perché ci siamo resi conto poi, ma questo accade da tutte le parti, che spesso si fanno le coalizioni anti, non pro. Cioè uno si va al ballottaggio, tutti gli altri si mettono contro, può capitare, non c'è quell'apparentamento che sarebbe anche auspicato dalla legge. Spesso invece capita che tutti gli avversari si mettono contro per battere quello che arriva al ballottaggio. Va bene, di vittoria parleremo, ne parleremo in altre occasioni, siamo disponibili naturalmente per parlare in qualunque momento con i candidati. Cambiamo argomento, dicevo, e parliamo di, in qualche modo, nettezza urbana, di pulizia. Prima di tutto volevo farvi sentire, neanche un minuto, di un lavoratore della ditta Busso, che ormai si chiamano operatori ecologici, che fa il suo lavoro dignitosissimo di tenere le strade pulite nella città di Ragusa. E a me sembra una cosa molto importante, perché noi quando abbiamo le strade sporche ci lamentiamo con l'amministrazione, con la ditta e compagnia bella. Allora questo signore che lavora nel settore mi ha chiesto: può fare un appello affinché si tolgano alcuni problemi che per noi sono esagerati? Vediamo cosa dice. Debellare il rifiuto delle sigarette in tutti i posti della città e, se possibile, debellare anche il volantinaggio. Non finisci di fare 100 metri che scaricano a chili e sembra che tu non abbia fatto il tuo lavoro. Giusto. E quindi diciamo le vostre regole quali sono? Quelle di prendere anche le cicche? Sì, sì. Vogliono anche quello, perché la pulizia si tratta anche su quello. E quindi il sindaco che dovrebbe fare? Dovrebbe fare un'ordinanza. Un'ordinanza e minacciare chiunque faccia questa sporcizia, multare. Quindi volantinaggio e cicche. Sì, se è possibile i scontrini. È vero. No, che adesso cosa ti dice? Io te la paghiamo la munnizza, ma tu paghi il tuo perimetro di casa, non per sporcare le strade. Questa è Teleiblea.
Fattoria delle Milizie, un luogo dove si rispettano le tradizioni più genuine per offrire prodotti di qualità e comfort. La Fattoria delle Milizie, che si trova a Scicli, a 500 metri dal convento della Madonna delle Milizie, grazie al suo allevamento di capre, è specializzata nella produzione di formaggi caprini, biologici al latte crudo. Alla fattoria puoi trovare i sapori tipici del territorio, come l'eccellente olio extravergine d'oliva estratto da piante autoctone. Acquista anche le salse, le conserve, la pasta di grano ibleo, ma anche un pregiato riso del Piemonte, tutto consegnato in poche ore a casa vostra. Tutte le informazioni a info@sisagro.it oppure ai numeri 0932 19 21 505 e 335 13 68 124. Compagnia Godot vi invita il 25 ottobre alle 18.30 al Teatro Ideal per la conferenza spettacolo che presenterà la 16ª edizione di Palchi Diversi con musica dal vivo e ingresso libero, prenotazione obbligatoria. Inoltre dal 12 ottobre ripartiranno i laboratori teatrali diretti da Vittorio Bonaccorso e Federica Bisegna. Per informazioni chiamate i numeri o scrivete alla mail che vedete in sovraimpressione. Il teatro riparte! Mi sembra una richiesta più che giusta. Perché buttare le cicche delle sigarette per strada? Perché non si usano i portacenere, non si raccolgono e poi si buttano nei cassonetti come si deve? Perché si buttano le cicche per strada? E un'altra cosa, questo discorso del volantinaggio. Io l'ho detto al sindaco Cassì che sarebbe ora di fare una bella ordinanza per vietare il volantinaggio per i, soprattutto i supermercati, perché come avete sentito da questo signore che lavora nel settore, i volantini, i giornaletti vanno poi a finire per strada, ne fanno tantissimi con spreco di denaro enorme e poi li buttano per strada e c'è chi deve pulire, giustamente dice: noi siamo qui per pulire le strade, non per fare per pulire le porcherie che fanno apposta le persone. Non mi sembra sbagliato. Ma restiamo nell'ambito, perché con questa storia della gestione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, voi ricorderete che il sindaco aveva lanciato questa idea di poter creare una società pubblica. Io devo dirvi che sulle società pubbliche ATO, Compagnia Bella, sono sempre stato molto preoccupato in questa vicenda e quindi direi che sarebbe meglio pensare a qualcos'altro. Siccome per pensare a qualcos'altro bisogna davvero studiare bene, noi abbiamo chiesto ad un tecnico, in questo caso parlo di Claudio Conti, di spiegarci bene qual è la situazione di questo passaggio fra pubblico e privato per la gestione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti. Tra l'altro, su questa vicenda c'è anche un modo di pensare di territorio che insinua qualcosa che il sindaco ha rigettato con molta veemenza. Al telefono c'è Claudio Conti. Questa è Teleiblea. Parliamo di questa situazione che riguarda la possibilità di creare un'azienda pubblica che si occupi di rifiuti in qualche modo. Quando si parla di questo io chiamo sempre l'esperto, che in questo caso è il professore Claudio Conti. Allora Claudio, come Lega Ambiente avete sollevato delle perplessità su questa idea del sindaco Cassì. Qual è, cosa si vuole fare e quali sono le vostre perplessità? Spieghiamolo alla gente. Ma intanto si parla di una società che riguardi soltanto gli impianti e non la gestione. La gestione ormai ogni comune se la fa da sé. E riguarderebbe l'impianto di compostaggio di Ragusa, l'impianto di trattamento meccanico biologico di Ragusa e il futuro impianto di compostaggio di Vittoria.
Le nostre perplessità non sono sulla gestione in-house in sé, che potrebbe essere una cosa positiva, ricondurre all'interno del perimetro pubblico la gestione degli impianti, che è forse la nota dolente che c'è nel ciclo dei rifiuti in Sicilia. E quanto alle condizioni attuali, noi abbiamo posto problemi, come dire, di carattere finanziario, abbiamo posto problemi di carattere di personale. Perché il passato, e penso che questo sia incontrovertibile, ci fa dire che ci sono molte perplessità. Ricordo per esempio il caso del comune di Modica, ma erano coinvolti anche Pozzallo e Ispica nel caso della discarica di Scicli. Il comune di Scicli non è riuscito mai a incassare quanto il comune di Modica doveva. Quindi su questo abbiamo perplessità che poi una società pubblica all'interno del quale è socio uno dei comuni inadempienti abbia la forza di far pagare quel comune. Il comune di Scicla addirittura, se non ricordo male, aveva anche pignorato alcuni palazzi del comune di Modica. Nella realtà i soldi li ha persi. Quindi, come dire, è meglio oggi la realtà privata, non che sposiamo la realtà privata in Sicilia. La gestione degli impianti privati non è che sia, come dire, limpida, ma neanche quella pubblica, perché sono sotto sequestro sia la discarica o sequestro, o comunque coinvolte in provvedimenti della magistratura, quella di Catania, Ma quella di Lentini, ma perché il anche quella di sindaco, Palermo. scusami, perché il sindaco o comunque tutti hanno deciso di andare a fare una società pubblica? Sono convinti che si gestisce meglio, perché il pubblico, come dici tu stesso, magari ha qualche problema, ma dimostra incapacità. Ma il pubblico dimostra incapacità anche perché negli ultimi 10-15 anni diciamo, le capacità tecniche dei comuni sono peggiorate. E finora però, per esempio, l'impianto di compostaggio di Ragusa, gestito da una società privata con un controllo pubblico fatto da due ottimi funzionari della SRR, è andata bene, non è che ci sono stati problemi. E i comuni devono capire che i servizi si pagano. E purtroppo questo oggi non mi pare che funzioni. Quindi non è che siamo contrari alla gestione pubblica. In questo momento non ci sono le condizioni, secondo noi. E perché e per far funzionare gli impianti i fornitori vogliono essere pagati, quindi Certo. bisogna pagare le bollette, bisogna pagare le forniture di carburante, bisogna pagare le manutenzioni. Se non ci sono soldi, l'impianto si blocca. E se i comuni non pagano, che fanno, li facciamo entrare, stiamo parlando di un servizio che ha implicazioni di carattere igienico-sanitario. Ricordiamoci che quando alcuni sindaci non hanno voluto fare entrare i comuni, è intervenuto il prefetto Il che li ha obbligati. prefetto, me lo ricordo perfettamente. Il Senti. caso di Scicli, il caso di Ragusa, quindi, come dire, la questione non è semplice. Ora, la storia ci insegna a diffidare dei comuni. E teoricamente non sarebbe male una gestione pubblica, si risparmierebbe qualcosina, questo non c'è dubbio. Però su questo abbiamo perplessità. Io come dire, ci ragionerei bene su. Ora, è vero che tutti i 12 sindaci sono stati d'accordo, tranne quello di Vittoria perché c'è il commissario. Però non so se hanno valutato effettivamente bene le implicazioni. Senti, e comunque Vittoria, l'onorevole Aiello, ha mandato una lettera al sindaco Cassì chiedendo di posticipare in ogni caso almeno di un paio di mesi questa cosa. E il sindaco ha fretta, secondo te? No, non penso che abbia fretta. La nota di Aiello mi sembra di buon senso, perché queste sono scelte importanti e quindi vanno fatte diciamo, con il coinvolgimento di sindaci democraticamente eletti. A Vittoria c'è anche un commissario che scade, penso, fra un mesetto e mezzo. No, ma sento, sì. Quindi questo mi sembra abbastanza di buon senso. Il problema è se la gestione, come dire, pubblica sia più efficiente di quella privata. Qua non è un problema di potere
pubblico o privato. Dobbiamo capire chi è più efficiente, chi gestisce meglio. E la risposta va data a questa domanda, non alla contrapposizione, come dire, ideologica pubblico-privato. Come diceva un grande personaggio cinese che era Deng Xiaoping, non è importante se il gatto è bianco e nero, l'importante è che acchiappi il topo. Qua non è importante se il soggetto è pubblico o privato, purché il servizio venga gestito con efficienza. E oggi il pubblico non ha dato, non dà, questa è un'impressione personale, come dire, garanzie di grande efficienza. Perfetto, va bene Claudio. Abbiamo capito qual è la situazione, non c'è una preclusione di Legambiente, dice soltanto state attenti perché cambiare potrebbe essere peggio di come andava prima, anche perché sappiamo che spesso i comuni poi qui si perdono nelle cose e quando si perde il pubblico è difficilissimo recuperare. Ma va c'è bene. Un'altra cosa Mario, dimmi. Non dimentichiamoci quello che successe anni fa con l'ATO e le assunzioni. Dice no, la persona assume. Ancora si parla di ATO. Esattamente, in terza persone serie, l'altra è oggettivamente molto poco efficiente. Va bene. Grazie Claudio Conti, andiamo avanti con il telegiornale. Grazie. Prego, prego. Questa è Teleiblea. Da giovedì 8 ottobre arrivano i grandi sconti da Crai Gruppo Radenza. Ad esempio, Barilla, pasta di semola Bari formati 1 kg a 89 centesimi. Bertolli, olio extravergine di oliva 1 litro a 2,99 euro. Coccolino, ammorbidente concentrato vari tipi 750 ml a 1 euro. Offerte valide fino a mercoledì 14 ottobre. Crai Gruppo Radenza. Sentirsi a casa. I nostri prodotti raccontano una storia meravigliosa. È la storia delle nostre famiglie. È la storia della nostra terra. La Sicilia. Bene, una questione molto delicata che è quella della gestione dei rifiuti in tutta la Sicilia. Io credo che ha ragione da una parte, perché quando mai Legambiente va a favore del privato? Generalmente Legambiente guarda con molta attenzione al pubblico. Ora però sappiamo che il pubblico spesso si impantana, tant'è vero che è difficile trovare per esempio gestione della spazzatura in house, cioè che i comuni abbiano una loro società, l'hanno fatto nel passato ma non è andato molto bene. Però il problema della spazzatura per noi è seria perché i cittadini lavorano molto di più e sapete cosa sta accadendo? Per esempio, con il centro di raccolta spesso capita che uno va nella zona quella alla zona artigianale e arrivi lì, vuoi buttare delle cose e ti fanno un mucchio di storie. Storie giuste, lei mi faccio vedere la targa di chi è chi paga la spazzatura. Che cosa accade? Se qualcuno non ha la coscienza a posto o magari non si preoccupa, torna indietro con la roba che aveva da buttare, trova la prima trazzera da qualche parte e butta questa roba dove non ci sono telecamere, dove non ci sono controlli e se ne è liberato. Allora il centro di raccolta forse non ha fatto un buon servizio di impedendo di buttare la roba, perché in quel modo si tiene la città pulita. Se invece fanno storie, succede al contrario, succede che i cittadini buttano la roba per strada.
E torniamo al comune e anche ai poliziotti che hanno, i poliziotti, i vigili urbani che sono risultati contagiati. Per inciso vi dico che domani andrà in onda una intervista con il dottore Pino, Salvatore Pino, che era il primario dell'ospedale civile nel reparto del pronto soccorso. Dice che c'entra, lui è in pensione. Sì, ma è una persona che ha avuto un'esperienza al comune, all'ospedale, e quindi domani inizieremo il telegiornale proprio col problema dei medici del pronto soccorso, che da giorno 15 saranno ancora uno in meno, pensate, solamente 4. Ci scrive, e però non sappiamo chi, sappiamo il collega che ci manda questa lettera, è una lettera aperta dei vigili urbani di Ragusa. E in pratica c'è una lamentela forte, basti capire che il titolo è questo: mai come ora il comando di polizia locale di Ragusa era caduto così in basso. E fa una serie di considerazioni. Pensate, l'autoparco è disastroso, 2 furgoni con oltre 200.000 km, 13 panda con oltre 100.000 km, 10 sono ferme per guasti dovuti alla mancanza di costante manutenzione e giacciono impolverate all'interno dell'autoparco. Insomma, come è possibile che poi siano efficienti? Non possono pensare che i vigili risolvono il problema andando a piedi. I mezzi sono funzionanti solo grazie al Covid, perché sono stati sottoposti a un lavaggio e a una sanificazione. Vabbè, i mezzi funzionanti sono stati sottoposti. Poi la situazione del casermaggio e delle divise, disastrosa la situazione. Negli ultimi 5-6 anni abbiamo avuto solo forniture di emergenza, ma questo lo pubblicheremo, non vi preoccupate. I dispositivi di sicurezza inesistenti, ognuno si compra i dispositivi a sue spese o praticamente andrà senza presidi sanitari. Ed è questo che è accaduto, tutti i settori sono in totale abbandono, scrivono i vigili urbani di Ragusa. Non stiamo scherzando su questo. Eh? Allora, quando c'è stato il malato, hanno scoperto che c'era un contagiato, bisognava probabilmente chiudere il comando, ma il comune ha detto non è possibile. Se chiudiamo il comando, chi fa i servizi? E quindi tutti sono dovuti andare in giro a lavorare, con la conseguenza che da 1 sono passati a 4, come avete sentito, quindi c'è una situazione delicata all'interno del comando dei vigili urbani. La lamentela è forte, si parla di scellerate decisioni che appunto hanno portato al contagio di almeno 4, forse anche di più, e quindi è qui la preoccupazione. Ma al di là del problema del sanitario, c'è anche una reale, cattiva conduzione dell'intero parco auto, divise e compagnia bella, quindi mai così in basso i vigili urbani. Eppure Ragusa è una città che ha avuto le sue capacità economiche, i suoi soldi. Allora dico, ma qui, faremo, ma se già i vigili urbani sono in mezzo alla strada, come dobbiamo fare? Allora, oggi c'è stato Consiglio Comunale dove si è discusso di varie cose. Allora, tra l'altro il consigliere Firringeli, poi parleremo anche di Jurato che ha fatto un discorso diverso, il consigliere Firringeli è tornato anche su una questione seria che noi abbiamo in qualche modo trattato, che è la questione della vasca, la quarta vasca di Cava dei Modicani, e poi un altro problema serio che è il verde pubblico. Allora, sul verde pubblico voi sapete c'è l'assessore Iacono che interviene sovente
e dice che c'è sempre problema, stiamo facendo, ma quanti anni che non si faceva niente. Tutte queste cose sono abbastanza giustificate, però il verde pubblico è una cosa molto seria. Allora, sentiamo il consigliere Firringeri. Consigliere Firringeri del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, dunque il consiglio comunale è attualmente in corso. Tra i punti dell'ordine del giorno odierno figura una questione avanzata proprio dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle relativa alla creazione di una nuova vasca nella discarica di Cava dei Moricani. E noi chiediamo con questo atto di indirizzo, con questo ordine del giorno, che il sindaco prenda tutte le azioni necessarie alla fine di tutelare il nostro territorio. La vicenda, come ricorderemo tutti, è scoppiata nel giugno di quest'anno, quando la discarica venne chiusa e fummo costretti a trasferire fuori da Ragusa a Lentini il nostro rifiuto secco, l'indifferenziato, che questo ha comportato dei costi. Poi ci sono state delle proroghe, finalmente il TMB, ripeto, l'unico impianto pubblico che c'è in Sicilia, è stato riaperto. Il sindaco è stato nominato anche presidente, già è presidente dell'SRR, ma è stato nominato commissario, ma riguardo a quella faccenda da quel momento è calato il silenzio. Se ricordate bene, insomma, c'è quell'idea da parte del commissario regionale di realizzare la quarta vasca a Ragusa. Ragusa ha già pagato il suo ampio tributo in campo di rifiuti, abbiamo la discarica qui, abbiamo il TMB, il trattamento viene effettuato dai ragusani. I ragusani sono al momento il comune e i cittadini più diligenti nella differenziata, lo dicono i numeri, per quanto riguarda tutto il comprensorio, quindi tutti gli altri comuni del lato che quindi fanno riferimento alla discarica. Di conseguenza ci permettiamo noi, come gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, di richiedere che il nostro territorio venga tutelato e che la quarta vasca assolutamente non venga realizzata nel comune di Ragusa, perché il territorio carsico, l'ampia area individuata, comunque già utilizzata per la discarica, siano il massimo tributo che il cittadino ragusano deve pagare, e non ci devono essere problemi di sorta o comunque inconvenienti anche ambientali che potrebbero emergere, ecco, da uno scavo così enorme quale quello della quarta vasca. Quindi il sindaco si deve impegnare affinché questo non succeda a Ragusa e che invece succeda in uno degli altri comuni limitrofi che, ripeto, devono anche loro impegnarsi intanto a contribuire ai costi per lato e poi praticamente anche di contribuire nel proprio territorio ad avere dei siti dove avvenga lo stoccaggio dei rifiuti. Ecco, poi un ulteriore punto presente nell'ordine del giorno odierno riguarda invece il verde pubblico. Quanto è importante questa tematica per la città di Ragusa e per i ragusani? Sì, voi vi sarete sicuramente accorti, ce ne siamo sicuramente accorti tutti, che abbiamo il verde pubblico da questa amministrazione viene trattato random. L'anno scorso sono state effettuate diversi affidamenti diretti, quando 25, quando 40.000, quando 20.000 euro ad aziende che curano il verde pubblico, diverse da quella prevista invece dal bando, che sappiamo avere un bando di 600.000 euro per i 3 anni e che hanno visto poi operare in modo, ripeto, random laddove c'erano varie necessità. Quest'anno non sono avvenute neanche questo tipo di affidamenti. Se ci fate caso, il verde è uno dei problemi che i cittadini lamentano sempre. Secondo noi il verde non è solamente il problema dello sfalcio e della pulizia delle aiuole o di quant'altro, ma nell'appalto, in un progetto di verde pubblico, deve essere anche prevista la ripiantumazione, la cura in ogni caso anche di piccoli arbusti o di fiori, così come dovrebbe essere in una fioriera ordinata. Ovviamente, quando parliamo di una fioriera nel comune di Ragusa, sono delle ampie aree e non quella che ognuno di noi potrebbe avere nel terrazzo o nel proprio giardino. Quindi, siccome io nel maggio di quest'anno, con esattezza il 7 maggio, ho presentato un'interrogazione
dove chiedevo di conoscere il progetto per il verde pubblico. A oggi non abbiamo avuto nessuna risposta. Il 3 di agosto ho presentato un ulteriore ordine del giorno dove chiedo a questa amministrazione di imbastire un progetto per il verde pubblico dove ci sia la certezza che a giugno, a luglio, il lunedì, il mercoledì ci siano dei lavori fatti in determinate aree con la ciclicità che un progetto naturalmente può garantire, e invece non operare random e creare quindi disservizi e mancanza di decoro alla cittadina tutta. Bene, allora avete sentito il consigliere Gurrieri, no, Firringeri, non Gurrieri. Però c'è una cosa interessante che ha fatto, di cui ha parlato il consigliere Jurato, ma ne parleremo domani, anche perché so che stamattina è stata consegnata al comune, protocollata ufficialmente, la petizione di quasi o oltre, dico, non so se sono 500, con 500 firme, la petizione degli abitanti di Ibla. E voi sapete che a Ibla si sono aperti due fronti ben distinti, in cui da una parte ci sono 500 cittadini, dall'altra parte ci sono degli esercenti commerciali, e questo scontro sta diventando uno scontro forte. E allora domani avremo occasione di sentire una delle due parti, in questo caso i cittadini che hanno consegnato queste firme, e capire cosa vuole il cittadino nei confronti dell'amministrazione. E sentiremo anche Jurato, che è stato intervistato, su una questione tecnica, cioè che mancano delle documentazioni nei piani particolareggiati, insomma, lo sentirete domani, che riguarda la possibilità di far crescere il centro storico di Ragusa. Detto questo, vi lascio con 4 minuti di sport di Gianni Papa, che ha fatto da casa. Oh, qui siamo tutti un po' preoccupati, cerchiamo di avere ora meno ospiti perché la situazione è quella che è. Non dimenticate di seguire Teleblea se non la vedete sul sito teleblea.it o teleblea.com. Grazie Gianni Papa, noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. La breve chiacchierata sulla giornata sportiva delle squadre ragusane inizia ovviamente con la Passalacqua, che è tornata in casa dopo la sconfitta con Bologna. Abbiamo notato che Bologna si sta dimostrando una grossa squadra, non per niente in testa alla classifica, in una giornata particolare nella quale anche Schio ha dovuto sudare non poco per battere Empoli, battuta di misura qua a Ragusa, e incontrando la Dinamo Sassari, che è una novità per il campionato, ha vinto bene. La squadra ha dimostrato di essere in netta ripresa, di aver trovato fiducia, ritrovato fiducia, coscienza delle proprie possibilità. A fine partita, una partita interessante, in certi momenti davvero piacevole, il commento di coach Gianni Recupito credo che abbia fotografato bene la situazione. Siamo una squadra che è stata costruita per diventare nel tempo una grande squadra. Ovviamente non succederà dall'oggi al domani, per cui capiterà che si faranno molti errori, come è stata la partita persa a Bologna, anche se, ripeto, il Bologna è una squadra forte. Dobbiamo anche tenere presente che la Passalacqua è una squadra alla quale ancora mancano l'americana, considerata la più forte, manca un'altra giocatrice come Martina Caceric, che è infortunata da una vita. Ha trovato per strada Ivana Tikhivic, che piano piano sta anche lei offrendo il rendimento per il quale è stata chiamata, ma diciamo che la squadra è piaciuta perché ha svolto un gioco piacevole, divertente, ha difeso molto meglio, si è rivelata molto agile. Marshall ha rubato una quantità incredibile di palloni, è stata la giornata degli italiani, per certi momenti la squadra ha giocato solo con gli italiani, essendo anche la Marshall carica di 4 falli, non ne ha risentito, ha vinto bene e la partita ha soddisfatto. Come sempre, purtroppo, la Passalacqua, forse in modo particolare per le sue caratteristiche, ha subito l'assenza del pubblico, ma ripeto, ha dimostrato di essere sulla strada, sicuramente dalla ripresa, ma anche sulla strada giusta. Diamo tempo a questa squadra, a questo allenatore, a queste ragazze, e vedete che di soddisfazione ce ne daranno anche parecchie, davvero parecchie. Certo, potrà capitare qualche botta
qualche stop improvviso, ma nel complesso credo che la Passalacqua è destinata ad essere ancora una volta una delle grandi realtà di questo campionato di Serie A1. Per quanto riguarda la Virtus Club, il coronavirus che tiene come una spada di Damocle sospeso il domani di ogni campionato, ha portato credo a uno spostamento della partita di Coppa, quindi per il momento, anche per quanto riguarda la squadra di Serie B maschile, non possiamo che dire attendiamo quello che saranno gli eventi futuri. Passiamo invece al calcio. Beh, il calcio al momento, nel caso particolare, a parte il pareggio del Pro Ragusa, ha fatto segnare due sconfitte. Erano due trasferte per entrambe le squadre ragusane, quella di Dil Marina e quella di Eccellenza in Ragusa, le quali tra l'altro sabato e domenica giocheranno entrambe in casa. Non so come la Lega deciderà di farlo, dall'intelligenza di chi fa i calendari, non confrontandosi l'Eccellenza con la Serie D nazionale. Comunque cominciamo dal Marina, che ha retto il primo tempo a Barcellona fino all'ultimo momento a Cittanova, poi ha perso proprio in pochissimo, ha preso un gol pochissimo prima del riposo e poi ne ha incassato un altro nel secondo tempo. Ha dovuto registrare due espulsioni che peseranno. È comunque un momento non positivo della squadra di Utro, che tra l'altro aveva vinto la prima giornata ma se l'è vista levare per un indubbio errore fatto per quanto riguarda la lista dei giocatori. Beh, a questo punto cosa si può dire? Si può dire che la squadra ha bisogno di tranquillità, ha bisogno del sostegno dei tifosi, che non può essere in campo, purtroppo lo sappiamo benissimo, ma deve essere un po' l'atmosfera, un po' quello che i ragazzi sentono. Io credo che la squadra abbia ottime possibilità di venirne fuori presto, bisogna però dare a questi ragazzi, a questa società e soprattutto a questo allenatore il modo di farsi sentire appoggiati, perché la squadra ha perso 1-0 domenica scorsa, ha perso 2-0 contro squadre sicuramente non facili, partite nelle quali ha giocato, ha rivelato qualche difetto di tenuta alla distanza, nel caso di questa partita anche un po' di nervosismo, ma è chiaro e si sapeva che Cittanova sarebbe stato un avversario difficile, come purtroppo si è rivelato sul campo. Per quanto riguarda il Ragusa, che per quello che ne so dovrebbe anche avere effettuato qualche altro acquisto negli ultimissimi giorni, a Siracusa era riuscita a pareggiare, poi contro una squadra sicuramente allestita per andare lontano ha incassato altre due reti ed ha perso 3-1. Anche qui chiaramente non è un grandissimo momento, si potrebbe sperare di più e di meglio. Adesso c'è da recuperare la partita di mercoledì e sarebbe l'occasione, giocherà la partita non disputata domenica scorsa, coronavirus e le nuove disposizioni permettendo, si giocherà mercoledì pomeriggio, è l'occasione per conquistare il primo successo della stagione e anche per dare un calcio al momento brutto, dimostrando che la squadra ha, e io ne sono certo, quelle potenzialità con le quali è stata costruita e che le consentiranno di mirare sicuramente a un bersaglio di prestigio. Quindi si tratta di avere calma e di avere fiducia, il campionato è appena all'inizio, tra l'altro come vedete è un inizio che va avanti un po' a spizzichi e bocconi, quindi non è il caso di drammatizzare, certo non fa piacere, ma si può sicuramente rimediare in tempi stretti. Prima di chiudere devo parlare di due note positive. Una che riguarda i ragazzi dell'Hockey, che hanno praticamente dominato questo loro giro di Coppa Italia, si sono imposti anche nell'ultima partita e hanno passato a vele spiegate il turno. Questo è un ottimo augurio in vista di quello che è il campionato di Serie B, nel quale ancora una volta, io devo dirlo, conto di averli a giorni qualcuno di loro, ancora una volta sono stati costruiti per arrivare ai playoff per la promozione in A2. Quindi complimenti a tutto questo gruppo, a Ottavio Moreghi, il capitano, e a tutto questo ambiente che è davvero bellissimo. No, che è un mondo al quale fa davvero piacere avvicinarsi. Altro mondo al quale fa davvero piacere avvicinarsi, anche questi ragazzi, conto di averli, magari anche il nuovo allenatore nella prossima settimana, sono i ragazzi della Pallamano, i quali, ammessi ripescati in Serie A2, hanno iniziato nel migliore dei modi questa loro avventura. Sapete, la squadra si è rafforzata, è stata costruita per fare un campionato di ottimo livello e ha battuto un avversario di
di grande respiro, di grande tradizione come l'Enna. Ha vinto 20, per 3 punti, 26 a 23, se non vado errato. L'avversario era molto, molto complicato. Esserne venuto a capo è la dimostrazione che veramente la strada intrapresa è quella giusta. Se sono rose fioriranno, ma tanto per rifarci alle frasi fatte per fare tutti contenti, se il buongiorno, se è vero che il buongiorno si vede al mattino, il buongiorno è davvero ottimo. Quindi non si può fare altro che sperare in un veramente domani interessante. Per quanto riguarda le ultime cose da dire, ricordiamo che mercoledì Ragusa recupererà l'incontro non disputato e che domenica, poi vedremo tra sabato e domenica come il Ragusa e il Marina potranno gestire questo fatto della intelligentissima, non per colpa di Ragusa e di Marina, concomitanza delle gare di campionato. E poi abbiamo la Passalacqua che domenica va a Lucca, un incontro molto delicato contro un'avversaria antipatica che chiaramente potrà dare una prima seria riprova di quello che è l'effettivo valore della squadra di quest'anno. Per il momento vi saluto. Questa è Teleiblea. Il gruppo SCAR di Ragusa da oltre 60 anni offre assoluta garanzia di professionalità, qualità e passione per il mondo automobilistico. La SCAR propone oggi tutta la gamma di veicoli Fiat di ogni segmento, con una grande attenzione anche al settore Fiat Professional. Alla SCAR sono inoltre disponibili i tanti modelli dei prestigiosi marchi del gruppo FCA, dall'Alfa Romeo alla Lancia, dalla Jeep alla Maserati e all'Abarth. Il nostro personale competente e attento è pronto a guidarti nelle scelte consigliando piani di finanziamento e rate personalizzate per ogni esigenza. Puoi trovare la tua auto anche tra le tante proposte del reparto dell'usato. Il servizio per i clienti SCAR infatti continua dopo l'acquisto. Personale altamente qualificato e ricambi originali assicurano interventi rapidi ed affidabili. Oggi come ieri e domani, il gruppo SCAR vuole essere una parte attiva dello sviluppo Ibleo, contribuendo con esperienza e professionalità alla ripresa economica del territorio. Gruppo SCAR, via Achille Grandi 169, Ragusa. Telefono 0932 22 65 11. In collaborazione con sportoutdoorviaggi.it Marco GFN Gibellato. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Moboni al consueto appuntamento settimanale con Sportodor.tv, la multipiattaforma TV e web tutta dedicata allo sport, alla nautica e al turismo. In questa puntata spazio Fin Power Boat, il magazine televisivo della Federazione Italiana Motonautica, tutto dedicato agli eventi più importanti di questa meravigliosa disciplina che è la motonautica. In questa puntata parliamo di una delle anime più importanti della motonautica e sono le moto d'acqua. Siamo ad Anzio per la seconda prova del campionato italiano moto d'acqua, settima edizione, che si corre qui ad Anzio, ormai una classicissima del mondo dell'acqua bike. Qui vedete il direttore di gara Tonali con il briefing. Come vedete vengono rispettate le norme antivirus. Grand Prix Anzio Aqua Bike, trofeo Regione Lazio per la settima volta che si corre appunto qui sul litorale laziale. Seconda prova del campionato italiano, la stagione 2020 è iniziata a Santa Cesarea Terme in Puglia a luglio, dopo la gara di inizio di settembre qui ad Anzio. Ancora altre tre importanti gare ad Ancona i primi di ottobre, terza prova del campionato italiano, a Giuliano in Campania a metà ottobre, quarta
Pro del campionato italiano. Poi c'è a Como, in concomitanza con la 100 miglia, c'è una gara riservata alla sola categoria Endurance. E poi a fine ottobre, primi di novembre, il mondiale Aquabike ad Olbia. Quindi una stagione importante per questo mondo appunto dell'Aquabike, al via oltre 100 piloti. E dedicheremo ben due puntate di Film Powerboat a questa meravigliosa disciplina. Nella prima parte parleremo di Runabout F4, che è la moto biposto, poi parleremo di Endurance, poi parleremo dei giovani della classe Spark, e nella prossima puntata parleremo delle altre classi, ski e Runabout e Freestyle.